la scuola non c'è più, adesso c'è una cosa più bella del mondo, perché la scuola per bambini non è che per quello pianto. Bambini della prima iscritti sono 21, l'80% di questi bambini ha frequentato le scuole dell'infanzia a Milano, quindi sono bambini anche nati in Italia e soprattutto con genitori stranieri, ma che sono in Italia da tanti anni. Ci sono state un po' di polemiche per il numero elevato di stranieri, secondo lei è una ricchezza o un problema? Per me è una ricchezza, non è un problema. Sono bimbi. Sono bimbi come gli altri. Grazie scuola mia, non ti scorderò mai, e quando un giorno andrà via, il mio cuore tu resterai. Secondo lei dalla scuola si possono aprire degli scenari per il diritto di cittadinanza ai figli degli immigrati? Credo di sì, credo che sia molto importante quello che ha sollecitato anche il presidente Napolitano. Il presidente ha detto: bisogna dare il diritto di cittadinanza ai bambini che nascono nel nostro paese. Credo che questo sia estremamente vero, perché questo fa della nostra realtà, del nostro paese, un paese moderno che attraverso queste scelte di cittadinanza conserva pienamente il processo democratico. I bambini nati qui non sono italiani, ormai vivono qua, crescono qua, mangiano qua, vanno all'oratorio insieme. Non bisogna aspettare 18 anni, così i nati qua bisogna prendere subito di cittadinanza, perché sono italiani, sono milanesi.